Bene, siamo ancora qua quest'anno con il team Enit. Come sapete benissimo, Enit ha 28 sedi nel mondo, l'agenzia nazionale del turismo. Dunque il nostro compito è quello di portare in giro questa gente che comunque viene un po' da tutto il mondo. Stiamo andando benissimo, oggi abbiamo fatto due prove speciali e comunque ci siamo difesi molto bene con il team. E ora niente, vi faccio dire due parole da Roberto Moretti, che anche lui ha avuto un passato da ex professionista e in questo momento sta facendo il direttore sportivo in macchina. Roby, di qualcosa da... Un saluto a tutti, questo è il mio secondo Giro E, diciamo che l'altro era molto recente perché ero attorno a questo con una temperatura che si sta cogliendo in queste tappe, è sicuramente di buon auspicio per un proseguimento di questi, a questo livello. Molto bello, persone fantastiche, un gran morale in tutti i corridori. Stiamo attraversando la nostra amata Italia. Sì, naturalmente io faccio parte del team Enit, che quest'anno è anche, oltre che essere sponsor ufficiale, ha anche la radio ufficiale del Giro E, che è Visit Italy Web Radio, che ha dei collegamenti durante tutta la giornata sia per quanto riguarda le tappe del Giro E che del giro normale. Quindi un saluto e invito tutti a scaricare l'applicazione di Visit Italy per poter ascoltare la nostra radio. Un regalo del direttore esecutivo Gianni Bastianelli, grazie. Una competizione vera e propria, anche se poi nel finale i capitani fanno la volata, però l'obiettivo nostro è quello della sostenibilità e comunque di far conoscere la bella Italia.